Avant Spettacolo, il primo e unico theater restaurant in Italia. Ogni sera tra diversi menù della tradizione veneta rivisitati in chiave moderna, dalla carne al pesce al vegetariano. Un magico intrattenimento con cabaret, musical, danza, con i migliori performance internazionali. Rendiamo unico il tuo compleanno, gli anniversari e le occasioni più speciali. Avant Spettacolo, l'emozione di una serata esclusiva, tra scenografie, luci e colori, per vivere uno spettacolo travolgente. Avant Spettacolo. Avant Spettacolo. Avant Spettacolo. Info e prenotazioni 041 54 70 230. Innova Consulenze è l'azienda leader nel campo della sicurezza sul lavoro. Un team di professionisti con competenze a 360 gradi che si occupa della redazione del tuo DVR, del tuo manuale di autocontrollo HACCP e di organizzare corsi di formazione sulla sicurezza. Innova Consulenze progetta anche impianti elettrici, fotovoltaici e antifurto, oltre a fornire qualsiasi tipo di estintore, materiale antincendio e antinfortunistico. Innova Consulenze si trova in Viale del Lavoro 22, a Ponte San Nicolò, Padova. Per informazioni 049 896 3062. innovaconsulenze.it. Si me l'ha lasciato in panchina. Oggi giochiamo con il 665. 665. No. Acquista l'esclusivo capo per i 105 anni del Padova su 665fashion.it. Padova, e un ritmo batte dentro, con un tamburo e mani al tempo, dalla curva alla tribuna è una fede che continua, forza Padova. Buonasera e bentornati al nostro consueto appuntamento della domenica 19.45, poco più, puntualissimi come sempre. Il campionato di Serie D parla sempre più bianco scudato e combinazione questa sera abbiamo un ospite illustre, d'eccellenza, e ve lo presento subito perché abbiamo qui con noi il presidente della Bianco Scudati Padova, Giuseppe Bergamin. Grazie presidente di essere, di essere venuto a trovarci. Chiaramente è un'occasione unica per così dialogare con il presidente, per sentire come stanno andando le cose, che stanno andando piuttosto bene, e quindi avete modo anche di mandare i vostri messaggi, giusto per porre le vostre domande al presidente Bergamin. Vedete in sovrappressione il numero a cui mandare i vostri sms. Bene, io direi di non perdere tempo perché, come sapete, anche oggi Bianco Scudati Padova ha vinto in trasferta a Belluno, era una trasferta molto temuta. Ha vinto però sempre il Padova 2-0 e anche alla grande, è d'accordo presidente? Sì, bella partita. Abbiamo meritato di vincere, l'abbiamo gestita. E poi ci racconta un po' come l'ha vissuta lei, che so che la vive sempre con molta calma, molta tranquillità, ma sì. Forse è solo un fatto esteriore, dentro c'è qualcosa di diverso. Ma io sono silenzioso. E allora andiamo a vederci subito i gol, gli highlight, a cura di Stefano Volpe e Alessia Paglia. Il big match della settima giornata di ritorno nel girone C di Serie D vede la capolista Padova scendere in campo sul terreno di gioco di Belluno. Belluno terzo in classifica, che già all'andata aveva creato qualche patema la formazione di Parlato e comunque aveva vinto per 1-0. Partono bene gli uomini di Vecchiato, c'è questo tiro cross di Corbanese ma non ci arriva nessuno. Dopo 8 minuti però il Padova recupera palla così a centrocampo, c'è questo splendido lancio di Cunico che pesca Mirante in ottima posizione, il destro del centravanti ligure è chirurgico, il Padova alla prima occasione da gol passa. Bellissimo il lancio di Cunico, così come bello
il destro di Amirante che trafigge il portiere. Il Padova dopo 8 minuti si trova già in vantaggio per 1-0 sul campo del Belluno. Al 19esimo c'è questa punizione di Segato che il portiere deve parare così in angolo. Dopodiché non succede più tanto. Al 45esimo del primo tempo c'è questo colpo di testa di Corbanese, ma la palla finisce alta. Si arriva così quindi nella ripresa con il Belluno che prova il forcing per tentare il pareggio, ma c'è il Padova che si va vivo in contropiede. Qua c'è il destro di Amirante che non inquadra la porta. Ancora Padova con Amirante, non ci arriva. Poi Dionisi subentrato a Petrilli, prova all'esterno, deviato però da Merli Sala in angolo. Aumenta la pressione il Belluno, ancora un cross di Mosca, non ci arriva per un soffio Posocco. Siamo però al 28esimo, il Padova recupera palla ancora a centrocampo, c'è questo lancio per Amirante che riesce a controllare il pallone e a servire Cunico. Cunico braccato da due difensori, cade anche a terra, ma proprio da terra riesce a servire Amirante che batte così ancora il portiere, sigla la sua doppietta. Ottavo gol in 7 partite giocate con la maglia biancoscudata per Savio Amirante, un bomber che non fa assolutamente rimpiangere l'assenza del Rulo Ferretti. Il Padova più cinico che mai si porta sul 2-0, una mazzata troppo grossa per il Belluno. Il primo tiro in porta del Belluno arriva al 30esimo con questo destro di Pellicanò, prova il tutto per tutto quantomeno per cercare il gol della bandiera alla formazione di casa, ma Petrovic al rientro è bravo anche sul destro di Mosca e così finisce per 2-0. Per la seconda volta consecutiva il Padova riesce a tenere la porta inviolata e continua la sua marcia in testa alla classifica, sempre a più 10 sui rivali dell'Alto Vicentino. Beh, sempre bello, Presidente, vedere il Padova vincere e soprattutto vedere una gradinata in casa, in trasferta, sempre piena di colori biancoscudati. Sì, una bella cosa, una bella, ogni volta una bella emozione. E questi tifosi penso che meritano i risultati che stiamo ottenendo. E allora, già un tifoso ci scrive, Marco, e dice che è tanta roba la vittoria 2-0 a Belluno, anche in chiave psicologica nei confronti dell'Alto Vicentino, che ha vinto all'ultimo secondo. Ma soprattutto il Padova che vince in trasferta contro il Belluno in questa maniera è una dimostrazione di forza. Sì, noi dobbiamo fare il nostro cammino, diciamo, indipendentemente da quello che fanno gli altri. La partita di oggi è stata appunto una dimostrazione, è stata una partita intelligente, gestita con sagacia tattica e anche dove abbiamo dimostrato che la concentrazione deve rimanere sempre ad alto livello. Oggi tutti i giocatori hanno espresso, diciamo, questo spirito, mantenendo intatta, diciamo, anche la porta, perché è la seconda partita consecutiva che non prendiamo gol, e non prendere gol significa fare sempre dei punti. E questo fatto lo sottolineava anche Marco nel suo messaggio, diceva appunto già due partite senza reti era già una cosa importante anche questa. E però andiamo a vederli tutti i risultati del girone C della Serie D, quindi via alla regia che così vediamo com'è andata la giornata nel suo complesso. Allora, Montebelluna, Ripa, Fenadora 0-0, Triestina, Giorgione 4-2, quindi Triestina in notevole crescita, Belluno, Bianco Scudati, Padova 0-2, Union Pro, Alto Vicentino 0-1, Union Arzignano, Chiampo, Clodiense 1-3, Mezzo Corona, Dro 1-1, Tamai, Crassa Repen 1-2, Mori, Santo Stefano, Sacilese 0-2, Fontana Fredda, Legnago 2-3. E parlavamo poco prima di iniziare la trasmissione con il presidente, ecco, vediamo intanto la classifica: Bianco Scudati 59, Alto Vicentino 49, quindi sono mantenuti i 10 punti di vantaggio, poi Sacilese e Belluno 43, perché Belluno ha perso ma la Sacilese ha vinto e quindi ha preso al terzo posto proprio il Belluno. Poi Clodiense 41, Unione Arzignano 37, Montebelluna 36, Union Pro 33, Ripa, Fenadora con Fontana Fredda 31, Giorgione 29, Legnago 26, Crassa Repen 25, Triestina 24, Dro 22, Mezzo Corona 12 e Mori Santo Stefano 11. Dicevamo della Triestina, che sì, sarà la prossima trasferta, no, sì, se non sbaglio, del Padova, che è in notevole crescita, e parlavamo prima della trasmissione, la preoccupa un po' questa trasferta. È una trasferta molto delicata perché non c'è rivalità, ma sono due squadre, diciamo, che hanno una storia importante, pertanto credo che sia da una parte che dall'altra questa partita rappresenti un match, diciamo, di alto valore, quantomeno da un punto di vista storico. Certo. La Triestina vedo che sta raggiungendo anche
dei buoni risultati e credo possa sperare a questo punto di raggiungere anche una salvezza diretta. Pertanto sarà una partita molto delicata per noi, che dobbiamo appunto affrontare sempre con la massima attenzione e la massima concentrazione. Ecco, Triestina che ci ha fatto anche un gran bel regalo giusto domenica scorsa, andando a vincere in casa dell'Alto Vicentino, una partita rocambolesca vinta al 93esimo. Però ecco, intanto arrivano i messaggi di complimenti a lei, Presidente. Beh, il signor Diego che la ringrazia per tutto quanto sta facendo. Sì, sì. E lei sta facendo tanto. Ci hanno ringraziato tante volte, va bene. Sì, stiamo facendo quello che siamo capaci di fare, non è che facciamo qualcosa di straordinario, facciamo quello che ci permette, diciamo, la nostra passione per questa squadra, ed è l'obiettivo che non è solo nostro, ma è di tutti quelli che condividono questa stessa passione. Ecco, Presidente, una domanda che ormai le hanno fatto un po' tutti, ma io gliela ripeto, sì, giusto per... L'anno scorso, in estate, quando ha deciso di prendere il Padova, che cos'è stata, qual è stata la molla che ha fatto scattare questa idea? Ma un po' il dispiacere di quello che era successo e il dispiacere maggiore di non poter immaginare che a Padova ci fosse ancora il calcio, diciamo, da tifare e da sostenere. Sì. Pertanto è stato questo, diciamo, il primo motivo per cui, e anche man mano che passava il tempo si capiva che non c'era sbocco a questa situazione, allora bisognava in qualche modo prendere il coraggio a due mani e decidere di fare o non fare qualcosa. Di fare qualcosa, insomma. Pertanto, come è un po' nella mia indole, le decisioni le prendo con una certa riflessione, però anche in maniera abbastanza veloce. E l'ha presa in 4-4-8. Sì, e chiaramente non se ne è pentito. Quelli erano i tempi, non mi sono pentito assolutamente. Oltre, diciamo, all'impegno, mi sto divertendo molto, perché questo fa parte ovviamente della passione, anche un po' di divertimento, e in questo momento ritengo che non c'è. Non ho pentimenti di quello che ho fatto. Quello che mi auguro è che il futuro possa essere altrettanto roseo e altrettanto divertente. Allora, io non voglio sbilanciarmi, il primo passettino sembra si stia realizzando, facciamo le corna, tutti gli scongiuri ovviamente. No, se arriviamo a 3 partite dalla fine con 10 punti di vantaggio, sono sicuro che abbiamo vinto il campionato. Certo, certo. Intanto qui arrivano i messaggi, io vado a leggermeli, però intanto prima sentiamo cosa dice mister Carmine Parlato, che come sempre lui puntualizza, cerca sempre il pelo nell'uovo, non gli va mai bene. Penso che sarà d'accordo sui 10 punti a 3 partite dalla fine. Sì, su questo senz'altro. Però credo che anche lui oggi abbia trovato poco da ridire sulla prestazione della sua squadra, no? Credo. Allora andiamo a sentirlo, intervistato da Stefano Volpe, Carmine Parlato. Un Padova cinico, un Padova molto ben organizzato, un Padova che non ha sofferto tanto, che è riuscito a vincere 2-0 a Belluno senza subire gol, una delle prestazioni migliori dell'anno secondo te? Sì, non era facile vincere qua contro una squadra che aveva subito solo 7 gol in casa. Abbiamo vinto contro la terza forza e questo è grande merito dei ragazzi, perché l'hanno interpretata bene, oltre ovviamente a aver lavorato in settimana e fargli capire alcuni principi nelle due fasi. Quindi direi un'ottima prestazione, ma allo stesso tempo 3 punti, che è la cosa più importante. Hai tenuto tutti sulle spine questa settimana, si rischiava di magari sfociare un po' nella eccessiva euforia, invece anche l'ambiente oltre alla squadra è rimasto calmo, ha capito che non è ancora fatto nulla. Beh, quello che è la verità, al di là di un discorso di distacco di punti, noi dobbiamo guardare domenica dopo domenica, poi i conti li facciamo a maggio. C'è qualcosa che oggi magari vorresti migliorare, che non ti è piaciuto della prestazione del Padova? Magari qualche palla un po' persa a centrocampo di troppo? Ma diciamo che in linea di massima non era facile giocare contro il Belluno. E poi l'intensità e nella qualità, tante volte il campo
in alcuni tratti non era ben messo, quindi ci poteva anche stare qualche errore tecnico, però è una valutazione piccola, tenendo presente la grande mole di gioco che hanno fatto, quello spirito di sacrificio, la lotta, l'aspetto tattico. Complimenti ai ragazzi, bravi. Un'ottima risposta l'hai avuta anche da due, diciamo, big che ultimamente avevano giocato poco, come Segato, come Thomas, che è stato poco impiegato, però hanno fatto vedere che nel momento del bisogno ci sono, soprattutto con la testa. Beh, è quello che abbiamo sempre detto, no? Nell'avere una rosa importante bisogna farsi trovare pronti, e non è facile farsi trovare pronti, quindi anche chi è subentrato mi ha fatto capire che non sono da meno rispetto agli altri, ma questa era una cosa dal mio punto di vista scontato. È ovvio che quando ci sono tutti devo fare delle scelte, quindi è una cosa per me normale, e allo stesso tempo loro hanno capito il principio delle scelte. Allora, mi sembra che questa volta ha parlato, sia stato contento della prestazione dei suoi ragazzi. Di solito trova sempre qualcosa, sì, qualcosa che non va. Lei che dice, Presidente? No, no, è vero. È uno che cura il dettaglio, e quando il dettaglio non riesce nel modo in cui lui pretende, lo dimostra e lo dice chiaramente. Oggi credo che pochi possano essere i motivi di appunti da fare ai ragazzi, però l'allenatore ha fatto un'impostazione proprio da un punto di vista tattico, da un punto di vista di gestione della partita, che abbiamo corso rischi limitati e abbiamo sempre tenuto, diciamo, il pallino del gioco con la proprietà che l'allenatore pretende dai ragazzi. Ecco. Io prendo lo spunto da un messaggio che arriva, che ci chiede di rivolgere al Presidente questa domanda. Se sa quando è previsto il rientro di Zubin? Ma sinceramente non lo so. Credo che Zubin stia recuperando in maniera completa, diciamo, questa defezione fisica che l'ha tenuto un pochettino in disparte queste ultime due partite. Da quanto mi risulta, ripeto, non sono perfettamente al corrente, però sì, credo che qualche giorno ancora credo possa aggregarsi. E a proposito, ecco, dicevo, prendo lo spunto da questo messaggio, perché voi dovete sapere una cosa, che il Presidente Bergamini sembra una persona seriosa, impegnata, cioè invece è una persona anche molto scherzosa e simpatica, starci assieme si trascorrono delle piacevoli serate, e io ho avuto modo personalmente di trascorrere una piacevole serata a cena con il Presidente, quando si è rivolto al mister dicendogli: sì, prendiamo Zubin, però non lo fai mai giocare. Quella battuta è stata spiritosa. Sì, diciamo che appena arrivato c'era una situazione che in qualche modo diventava difficile un inserimento immediato. Poi ha avuto subito, diciamo, un po' di problemi da un punto di vista fisico. Nel momento in cui è entrato ha fatto anche gol, pertanto tutto secondo la normalità, quanto prestabilito. Adesso, quando rientrerà, ricontinuerà a fare gol e via di seguito, insomma. Allora, Daniela e Nicola la ringraziano per quanto di buono state facendo. Beh, questi dobbiamo leggerli, anche se lei dice che tanti ringraziamenti li avete avuti. E poi qui c'è un altro messaggio da parte di Pasquale G, che si definisce un vecchio abbonato, cioè lui evidentemente da vecchia data è abbonato al Padova, evidentemente si è abbonato anche quest'anno, e dice che si diverte molto con questa squadra, si diverte più quest'anno in Serie D che l'anno scorso in Serie B. Beh, è la stessa cosa che succede anche a me. L'anno scorso ci siamo divertiti poco tutti quanti. L'anno scorso in Serie B è stata una sofferenza, un calvario. Ecco, se noi, come ho detto qualche volta, dimentichiamo che questa sia la Serie D, ci divertiamo bene, voglio dire, no? Certo. Poi, Presidente, quante ore pensa al Padova in un giorno? Renato da Rubano. Non ho mai contato le ore in cui pensa al Padova. Cioè, deve pensare, diciamo, anche alla sua azienda, alla sua famiglia. Sì, direi che
è una parte della giornata e ovviamente gli dedico il tempo che è necessario. Da un punto di vista di testa mi concentro sulle cose che devo fare, non solo su il Padova, cioè è evidente che avendo anche degli altri impegni non è che posso perdere la concentrazione anche su tutto il resto che fa parte della mia... Io approfitto per leggere velocemente i messaggi, perché sono subissato di messaggi, ma del resto lo sapevo, essendoci il presidente in studio, i tifosi vogliono non solo complimentarsi ma anche rivolgere alcune domande. E qui abbiamo un tifoso, Marco, che appunto vi ringrazia e anche ringrazia tutta la dirigenza se il calcio è rinato qui a Padova, è proprio questo grazie a voi. E allora mi fermo un secondo solo prima di andare avanti con gli altri messaggi, perché c'è un altro cannoniere oltre a Zubin, oltre a Ferretti, c'è un altro cannoniere al Padova che sta facendo veramente grandi cose. 7 gol in 6 partite, se non sbaglio, 8 gol in 7 partite. Si tratta di Savio Amirante, e quindi Stefano Volpe l'ha avvicinato oggi al termine della partita, perché oggi doppietta, anche perché ne fa 2 alla volta, ha fatto 3 doppiette. Benissimo, andiamo a sentire Savio Amirante. Eravamo abituati che segnassi una doppietta partita, finalmente sei tornato ai tuoi livelli. No dai, sono contentissimo, è andata benissimo, la squadra mi ha dato una mano per fare 2 gol, meglio di così non potevo andare. 2 gol da centravanti vero, hai puntato la porta, hai puntato gli avversari e Cunico poi ti ha messo 2 cioccolatini. Dai, sono 2 cioccolatini di Cunico e io devo solo andare a buttarla dentro. È una bella coppia, Cunico Amirante, la coppia più bella della Serie D. Ma noi siamo, Padova ha 4 fortissimi attaccanti, poi chi gioca dimostra sempre che vale la società Padova. È il periodo però forse più bello della tua carriera, avevi segnato così tanto, avevi mai segnato così tanto? No, diciamo che dopo 3 anni infernali sto tornando a giocare, a divertirmi e a fare dei gol e sono felicissimo. Che sensazioni ti dà andare a esultare sotto tutti questi tifosi? No, è bellissimo, è bellissimo. Io sono venuto a Padova anche per quello, dai, per provare di nuovo queste emozioni bellissime. Adesso mancano sempre meno partite, il divario è sempre più 10, per cui la concentrazione resta alta. Concentrazione resta alta, mancano 10 battaglie e non possiamo mollare un centimetro. Cerchiamo di vincerle tutte il più possibile. Finché la matematica non ci dice che abbiamo vinto il campionato. Adesso manca poco, però la tua doppia cifra, l'obiettivo è più che possibile. Ma il nostro obiettivo è vincere il campionato, poi se vado in doppia cifra o non ci vado non c'è nessun problema. Se ci vado meglio, ma non c'è nessun problema, l'importante è vincere il campionato col Padova. È una dedica per questi 2 gol? Alla mia mamma, che mi segue sempre. Si chiama la mamma? Anna. Sentimentale anche, sì, Amirante, però è già in doppia cifra, perché dobbiamo aggiungere questi 8 gol realizzati con il Padova anche quelli che ha realizzato prima, certo. Nella squadra dove giocava altri 6, mi sembra, certo, quindi è già in doppia cifra. Complimenti, cannoniere di razza questo qui. È un bellissimo giocatore, è un bellissimo giocatore, è un professionista serio e soprattutto un giocatore che si è ambientato velocemente in questa squadra, in questa società, e credo che dobbiamo volergli bene, anche perché io conto su di lui anche per un futuro. I tifosi sono curiosi, presidente, vogliono sapere qual è il suo giocatore preferito e qual è quello che l'ha sorpreso di più. Adesso voglio vedere se viene fuori la verità. Ma questa è una bella domanda. Allora, il giocatore sia come uomo sia come giocatore che in qualche modo ha in mano questa squadra è il capitano. Il capitano che non soltanto per le doti tecniche che ha, ma proprio per il carisma che ha nello spogliatoio, fuori dal campo, nell'allenamento, eccetera. Unico quindi. Cunico. Sì, direi che è il personaggio che in qualche modo rappresenta questo gruppo. Credo che con tanta umiltà e con tanta voglia di fare e buona volontà, oltre che a delle qualità tecniche che ha, credo che Aperi abbia dimostrato di essere sempre pronto, bravo,
docile e generoso con gli altri quando è entrato in campo e quando è stato fuori dal campo, perché è un giocatore, secondo me, che non ha sofferto, diciamo, di questa cosa, perché capisce e ha l'intelligenza di essere costantemente preparato e sempre umile nelle sue manifestazioni. Non credo abbia mai dato l'impressione di essere scontento di qualcosa. E poi una faccia pulita, questo appello. Un sorriso, no? Che sì, rimane sì, scolpito sempre di fronte a tutte le situazioni. Allora non dico niente, perché più avanti avremo anche una sorpresa. Mentre altri due tifosi abbonati scrivono insieme adesso, mandano i messaggi assieme, si complimentano per il coraggio che ha avuto lei. Si ritiene un coraggioso? Ma guardi, non so se si possa definire coraggio, credo che abbiamo fatto qualcosa io e Bonetto, che un po' di coraggio ce l'abbiamo messo, un po' di buona volontà e soprattutto la determinazione di farle le cose, perché abbiamo visto in passato che le cose, ma non solo nel calcio ma anche nella vita, in altri ambiti, certo, che non dico la politica, voglio dire, dove le chiacchiere la fanno da padrone, pertanto credo che non abbiamo mai venduto del fumo e siamo andati sempre e costantemente alla concretezza delle cose, nei tempi anche stretti che abbiamo avuto. Ecco. Pasquale dice di non si faccia scappare parlato, assolutamente, per l'anno prossimo. Ma viene naturale, no? È anche logico immaginare che chi sta facendo bene, cioè questa squadra bisognerebbe tenerla tutta nel suo insieme, giusto? Perché certo, tutti stanno facendo il meglio. È chiaro che in un programma futuro, in un progetto che stiamo mettendo a punto e via, si deve confrontarsi. Ma è evidente che un allenatore che fa bene è giusto, secondo il mio punto di vista. Va riconfermato senza ombra di dubbio. Sì, allora il farselo scappare, diciamo, può avere più significati, diciamo, no? Perché professionalmente avrebbe dei meriti da altra categoria. Noi ce lo teniamo stretto il più forte possibile. Certo, anche in Lega Pro, quindi, eventualmente, ma so che voi non ci tenete a parlare dell'anno prossimo, sarà quel che sarà. Bene, allora, prima di... adesso c'è una sorpresa, abbiamo una sorpresina per lei, Presidente, perché sono stati molto bravi i nostri inviati oggi a Belluno nel realizzare le interviste e hanno avvicinato praticamente il suo socio, no? L'amministratore, sì, delegato Roberto Bonetto. Prima hanno parlato così della partita, eccetera, sì, e poi c'è una domanda, andiamo a vederla, va? Bene. Andiamo a sentire l'intervista Roberto Bonetto. Ascoltiamo. Roberto Bonetto, oggi una giornata perfetta, il Padova vince, convince e continua la sua marcia in testa alla classifica. Certo, giornata meravigliosa, siamo venuti a Belluno con il dovuto rispetto della società, della squadra che dovevamo incontrare, una squadra che ha preso solamente 7 gol in casa, una squadra terza in classifica, siamo riusciti a fare la partita, diciamo, quasi perfetta, siamo riusciti a segnare 2 gol e abbiamo dimostrato la nostra forza, la nostra volontà di vincere questo campionato, di voler vincere questo campionato. Sperando che adesso non ci smentiscano, però possiamo dire finora esemplare anche il comportamento dei tifosi, una nuova trasferta di massa, però il comportamento è stato perfetto e un tifo come al solito grandioso. Certo, io penso che dopo la brutta esperienza della squalifica del campo, che poi si è tradotta nella squalifica solamente della Fattori, hanno capito eventualmente questa leggerezza, questa sciocchezza fatta da alcuni, e hanno dimostrato la loro forza. Loro sono il nostro giocatore in più in campo, sono quelli che ci danno anche a me e a Bergamin la voglia di portare alto avanti questo calcio Padova. Siccome c'è il presidente Bergamin che ci sta guardando in studio, un messaggio che vuole dire al suo socio, cosa le vuole dire? Mari che non gli ha mai detto. Beppi, tranquillo che non abbiamo ancora vinto niente. Non abbiamo ancora vinto niente, sì, dice, sì, Bonetto. Vabbè, su questo siamo tutti d'accordo, però insomma... Io sono tranquillo, anche se non me lo chiede... Io sono tranquillo di natura. Ripeto che abbiamo fatto ancora un passo in avanti,
e dimostrato che la squadra ha resistenza, sa mantenere questa posizione proprio con la testa oltre che con la parte atletica, certo. Perché credo che da qui in avanti conti molto di più la testa, diciamo, la concentrazione e la situazione, la condizione psicologica, piuttosto che perché dopo il campo traduce questo aspetto. E poi un cenno di merito va fatto anche ai giocatori che si sono fatti trovare pronti. Ad esempio anche oggi Padova lamentava numerose assenze di prestigio, ciò nonostante chi è subentrato si è fatto trovare pronto all'appuntamento. Sì, no? Credo che abbiamo avuto un problema proprio due giorni fa con il portiere, pertanto si è rischiato, fra virgolette, in qualche modo di far giocare il rientrante Lazar, che era a posto, vogliamo dire, sì. Però c'era un rischio, diciamo, anche il suo impiego. Poi chi ha giocato, la squalifica di Sentinelli ha permesso a Thomasen di dimostrare quello che vale, perché credo abbia fatto una partita importante, imperioso in difesa, secondo me. Segato non doveva dimostrare qualcosa perché conosciamo le sue qualità. E poi, ripeto, in avanti abbiamo queste buone alternative che qualche volta, lo dico così scherzosamente, magari qualche infortunio risolve qualche problema anche all'allenatore qualche volta, no? Certo. Allora, io mi fermo solo per un attimo, un minuto, andiamo a vederci i nostri sponsor, coloro che ci danno l'opportunità di realizzare le nostre trasmissioni. Non andate via, perché nella seconda parte avremo altre sorprese, una in particolare, e poi abbiamo ancora altri messaggi da leggervi con il presidente Bergamin. Poi dovete restare fino alla fine. Fra poco. Avan Spettacolo, il primo e unico theater restaurant in Italia. Ogni sera tra diversi menù della tradizione veneta rivisitati in chiave moderna, dalla carne al pesce al vegetariano. Un magico intrattenimento con cabaret, musical, danza, con i migliori performance internazionali. Rendiamo unico il tuo compleanno, gli anniversari e le occasioni più speciali. Avan Spettacolo, l'emozione di una serata esclusiva, tra scenografie, luci e colori, per vivere uno spettacolo travolgente. Avan Spettacolo. Avan Spettacolo. Avan Spettacolo. Info e prenotazioni 041 54 70 230. Innova Consulenze è l'azienda leader nel campo della sicurezza sul lavoro. Un team di professionisti con competenze a 360 gradi che si occupa della redazione del tuo DVR, del tuo manuale di autocontrollo HACCP e di organizzare corsi di formazione sulla sicurezza. Innova Consulenze progetta anche impianti elettrici, fotovoltaici e antifurto, oltre a fornire qualsiasi tipo di estintore, materiale antincendio e antinfortunistico. Innova Consulenze si trova in Viale del Lavoro 22, a Ponte San Nicolò, Padova. Per informazioni 049 896 3062. Innovaconsulenze.it. Oggi giochiamo con il 665. 665? No. Acquista l'esclusivo capo per i 105 anni del Padova su 665fashion.it. Eccoci di nuovo in studio, lo vedete inquadrato, è Giuseppe Bergamin, il presidente di Bianco Scudati Padova, ospite questa sera a D-Day. Padova che vince a Belluno, abbiamo già visto gli highlight, li rivedremo anche in chiusura di trasmissione, ma adesso è il momento delle pagelle, subito dopo la pubblicità è il momento delle pagelle. Lei le segue le pagelle, presidente? Sì, le segue. Certo valore. Vediamo i nostri giornalisti, l'incarico lo abbiamo affidato. Oggi diciamo devo rivedere la partita perché l'ho vista in una posizione un po' scomoda. Ma però, come lei si è messo a fondo campo, fuori della rete, cioè era molto lontano dal campo anche. Sì, abbastanza. E come mai si è messo lì?
Perché non c'era una posizione. Ma come, non c'era un posto per il presidente? Sì, sì, c'era, però c'erano tanti altri. Dire, no. Ma secondo me è stato un fatto scaramantico, no? Ok, vabbè. Allora, andiamo a vedere le pagelle affidate a Francesco Cochiglia. Sesta vittoria consecutiva e tre punti in casa della terza in classifica. Le pagelle di Belluno, Padova, Petkovic 6 rientrano. Presa per sostituire Lanzotti e in pratica non è quasi mai impegnato. Si vede che non è ancora sicurissimo dei propri mezzi, ma sfodera un paio di uscite determinanti a spazzare l'area di rigore. Bortot 7, ancora una grande prestazione del terzino arrivato dal Bassano. Magari meno votata all'attacco, ma precisa e puntuale in difesa. Altra giornata ampiamente sopra le righe per un ragazzo di soli 17 anni. Thomasen 6 e mezzo, deve sostituire lo squalificato Sentinelli e lo fa con mestiere ed esperienza. Ma meno male che in avvio di gara Posocco non arriva su quel pallone di Corbanese, altrimenti... Nicolini 7, prestazione di assoluto valore quella del centrale. Corbanese, capocannoniere del campionato, praticamente non vede un pallone che sia uno e basta questo per sottolinearne la presenza costante e puntuale nel cuore dell'azione difensiva. Aggiungiamoci la palla recuperata e l'avvio del vantaggio di Amirante, la promozione assicurata. Salvadori 6 e mezzo, bene anche stavolta, ma in avvio di gara è lui a lasciare troppo spazio a Corbanese e a dare là l'azione più pericolosa del Belluno di tutta la gara. Da lì in avanti poche sbavature, sicuro e preciso come sempre. Segato 6 e mezzo, prova di muscoli più che di piedi buoni. Il Belluno a centrocampo soffre soprattutto nel primo tempo e il merito in gran parte suo, corre e lotta sul marcatore e spezza le trame bellunesi. Mazzocco 7, una grande prova di polmoni, sradica una quantità industriale di palloni, rincorre qualunque avversario transiti dalle sue parti, si occupa sia della fase difensiva che di quella offensiva, diventando il collante tra una grande retroguardia e un attacco cinico e spietato. Ilari 6 e mezzo, magari trova meno spazi rispetto alle precedenti uscite, ma la ragione è che dalla sua parte un terzino come Pellicanò, che se a dicembre era stato a lungo corteggiato dal Padova, un motivo ci sarà. Cerca di battersi, ma non è facile superare la diga del Belluno. Cunico 7 e mezzo, due assist magistrali per Amirante che valgono da soli il prezzo del biglietto. Prima un lancio di 35 metri con il contagiri che si ferma proprio davanti al destro del bomber, poi un'azione insistita quasi da terra su un pallone che sembrava perso. Aperi senza valutazione, 10 minuti per spaccare il mondo non bastano tutte le domeniche, tanto più che entra al posto di Cunico, quindi chi dovrebbe mandarlo in porta con assist al bacio? Petrilli 6 e mezzo, nel primo tempo si intestardisce su qualche pallone di troppo, ma cresce col passare dei minuti e si sacrifica anche in fase di ripiegamento. Dionisi 6 e mezzo, entra in ripresa come una settimana fa, va all'arma bianca la ricerca del gol. Col cambio di modulo si sposta a centrocampo e dà una mano a difendere il 2-0. Amirante 8, ancora 2 gol, terza doppietta e 8 reti in campionato in sole 7 partite giocate. È una forza della natura, tratti a lottare da solo contro i difensori bellunesi, mentre quanto a freddezza sotto porta non è secondo nessuno. Ci pensi, presidente Bergamin? Questo è uno da Lega Pro. Ci pensi, presidente? Questo è uno da Lega Pro. Lei che dice? L'ho detto. Sono abbastanza d'accordo, sì. Però io vorrei fare una pagella, sì, complessiva e dire che oggi la squadra ha meritato un 7,5. Ah, ecco, sì, tutta la formazione messa assieme, insomma. 7,5 a tutti. Sì, io la definirei una prestazione intelligente da parte della squadra, sì, no? Assolutamente. E anche una grande dimostrazione di forza, tutto sommato. Tant'è vero che Giorgio da Cadone, che la ringrazia ancora per quanto sta facendo, ma ovviamente. E poi c'è invece chi ci chiede cosa pensa lei, presidente, della situazione del calcio italiano, vedi Parma. E questo è Enzo. Questi crack finanziari che accadono? Guardi, è un po' difficile dare un giudizio su queste cose perché stiamo parlando di società importanti, società che amministrano non qualche centinaio di migliaia di euro, ma milioni di euro. Certo. Pertanto è un po' difficile capire quali possono essere i motivi oppure si possono immaginare che la gestione di questa società può rappresentare sicuramente un crack nel momento in cui non è controllato, diciamo, un po' dalla federazione. Credo che queste cose succedano perché c'è uno scarso controllo oppure non ci sono gli strumenti per poter controllare meglio le situazioni finanziarie delle società. Dopo ci saranno anche tantissimi altri motivi, diciamo, perché dopo i protagonisti sono sempre le persone di queste cose. Certo, non è che poi magari girano anche persone poco fidate. Pertanto è difficile giudicare soprattutto, sì, persone e ambienti che non si conoscono, però credo che mezzi e strumenti per fare dei controlli più profondi e più accurati
debbano essere messi in preventivo, perché altrimenti una volta tocca una società, una volta tocca un'altra. Sono d'accordo con lei. Di certo possiamo tranquillizzare Enzo, Bianco, non è il caso di Bianco Scudatti Padova, perché Bianco Scudatti Padova ha fatto le cose a piccoli passi, no? Lei me lo può confermare. Sì, sì, abbiamo fatto a piccoli passi, soprattutto i passi che potevamo fare, ed è quello che faremo anche in futuro. Non è che facciamo dei voli pindarici e andiamo oltre le nostre possibilità. Faremo un ragionamento serio, vediamo quali sono, diciamo, i supporti che possono essere introdotti in questo organismo, diciamo, che deve funzionare come una macchina elettronica, e tiriamo le conclusioni e faremo ancora una volta un progetto sostenibile. Ecco, voi, sia lei che Bonetto, spesso avete lanciato qualche invito ad altri soci ad entrare appunto con voi nel Padova. C'è stata un po' di risposta? Ma è un messaggio che abbiamo dato dall'inizio, perché penso sia importante dare, come dire, affidabilità a un progetto e soprattutto poterlo sostenere. Sostenerlo significa anche avere delle risorse economiche che permettono di fare un progetto anche ambizioso, se vogliamo farlo. È ovvio che sì, il messaggio che noi abbiamo lanciato sicuramente è stato recepito. Nel prosieguo, diciamo, di queste settimane vediamo se c'è anche una risposta in questo senso. Ecco, anche non... perché c'è da considerare che in caso, apriamo parentesi, facciamo gli scongiuri, nel caso di Lega Pro è lì il discorso cambia, è diverso anche dal punto di vista finanziario. Sì, cambia diciamo proprio la situazione complessiva, perché si passa dal dilettantismo al professionismo, con tutte le varianti che questo comporta, vale a dire varianti proprio da un punto di vista gestionale, da un punto di vista economico e da un punto di vista anche tecnico, perché fare la Lega Pro significa strutturare una squadra che abbia certi valori, però se non c'è una società dietro che questi valori li può sostenere, diventa difficile. Anche perché adesso li avete abituati bene, i tifosi biancoscudati, e non è che si accontentano di un campionato tranquillo, di mezza classifica in Lega Pro, no? Prendete, le do già delle responsabilità. Sì, sì, no, ma lei fa bene a darmi queste responsabilità. Io sono abituato a prendermi le responsabilità, vale a dire che un programma che avevamo accennato all'inizio triennale significava in qualche modo crescere. Se questo è già un anno buono che ci permette di toglierci da questo dilettantismo, significa che il programma triennale lo trasformeremo, diciamo, nei professionisti. Vediamo quanto in là riusciremo ad andare. Dai, forza che ce la farete. Allora, siamo di corsa perché si sta avvicinando l'orario di chiusura, ma abbiamo ancora due cose da farvi vedere. L'intervista a Capitano Cunico, il preferito del presidente. Marco Cunico, oggi hai fatto quello che è il tuo mestiere, messo in porta due volte i tuoi compagni, due gol. Sì, no dai, siamo molto contenti, siamo contenti perché era una partita dove dovevamo dimostrare tanto, anche se sembra assurdo, invece è così, e l'abbiamo fatto. Abbiamo vinto con autorità, siamo stati cinici, è un risultato rotondo, non abbiamo preso gol e io sono soddisfatto, insomma, perché la squadra va. Parliamo però del primo assist, perché prima ancora che ti arrivassi la palla tu avevi in mente di lanciare a Mirante, si è visto? Sì, l'ho visto con la coda dell'occhio che faceva il movimento dietro le spalle del difensore, quindi nel momento che ho controllato la palla ho fatto un'esecuzione veloce per cambiare gioco e è andata bene, poi lui è stato molto bravo a far gol. Il secondo invece è da terra? Secondo da terra, perché anche lì lo stavo aspettando dopo il suo passaggio e ho sterzato e mi hanno tirato giù, però sono riuscito con la punta lo stesso a servirlo, quindi dai, siamo contenti.
c'è tanta euforia nell'ambiente, non potrebbe essere altrimenti. Questa settimana è stata la settimana del più 10 sull'Alto Vicentino. Tu da capitano magari ci tieni anche con i tuoi compagni a cercare anche più giovani di tenerli un po' con i piedi per terra? Sì, già la settimana scorsa c'era stata euforia, quindi noi siamo stati tra virgolette bravi a isolarci, no? A sapere quello che dobbiamo fare. Questa settimana siamo rimasti a più 10, una partita in meno, e quindi dobbiamo stare veramente con i piedi per terra, continuare a pedalare perché è lunga, siamo messi bene, siamo in alto, ma se cadiamo da lì ci facciamo veramente male, quindi è meglio stare con i piedi per terra. Cosa dirà quindi il capitano e i suoi compagni in ripresa degli allenamenti? Di pensare all'Arzignano, che all'andata è la squadra che la partita dove meritava meno di vincere, quindi un osso duro, una squadra che ti fa giocare male, che ha delle individualità, quindi prepariamoci bene, insomma. E bravo il capitano, del resto aveva ragione, il presidente è il suo preferito. E combinazione, neanche conoscessimo le risposte del presidente, noi abbiamo così ingaggiato un nuovo collaboratore a Caffè 24 per realizzare delle interviste all'interno della squadra. Lei non lo sa, e così le diamo la notizia in anteprima, il nostro inviato Sebastiano Aperi. Ammirante, anche oggi in gol, che ne pensi di questa partita? Dedico la rete ai miei amici Petrilli, Aperi e De Grassi, che sono... Vuoi un po' di panino? Vuoi un po' di pane? No, dopo, dopo me lo mangio volentieri. Vabbè, che è un po' il labbro spaccato. Pezzo. Abbiamo spaccato la bocca. Ma potresti intervistare qualcun altro? Sì, ciao, Francesco. No. Non lascio dichiarazione. C'è amico Petrilli. Il dirigente ciao. Del Belluno? Sì, Petrilli. No, no. Grandissimo giocatore. Non me la sento. Silenzio stampa. Silenzio stampa. Ma tu avrai una... No, sì. D'Ambrosio Pierino, ai microfoni. No, no, no. Come no? Sta scappando il signore. Cosa c'è? Pierino D'Ambrosio, no. Ai microfoni. Che panino. Grosso team manager della squadra. No. No. Accompagnatore ufficiale, cioè quello che ruba le carte d'identità. Sì. Pierino, cosa pensi di questa partita? Abbiamo un po' sofferto, no? Vuoi mangiare un po'? No. Abbiamo sistemato i panini, no, abbiamo sofferto un po', però non ce n'è, dai, spero che da qui a qualche mese festeggeremo tutti insieme. Sì, parliamo di cose serie ora, parliamo di cose serie. Da quanto tempo fai allungare il baffo? Il baffo non l'ho mai tagliato da quando avevo 18 anni, ah. Più o meno ogni tanto accorcio, ma rimane sempre là. Avevo anche la barba una volta, ma ero più cattivo quando avevo la barba. Adesso mi sono un po' rabbuonito perché voi mi fate così. Dai, una persona splendida, da Belluno e tutto, linea a voi allo studio. Sebastiano Aperi, nuovo inviato di Caffè 24 Sport, il presidente sorrideva guardando, questo dimostra che c'è un bel ambiente anche all'interno della squadra. No? Un ragazzo simpaticissimo, e l'ambiente è veramente sereno, tranquillo, tutti si vogliono bene, meglio di così non si può. Certo. Non si può sperare qualcosa di meglio. E allora noi siamo quasi in chiusura, quindi io vado a leggervi i risultati dell'altro girone, il girone D, sempre della serie D, dove sono impegnate altre padovane. Eccolo qua: Abano Formigine 1-1, Fiorenzuola Scandicci 0-0, Bellaria Rimini 1-1, Castelfranco Montemurlo 0-1, Este Imolese 2-1, Atletico San Paolo Ribelle 0-1, Piacenza Delta Portotolle 1-0, Mezzolara Termal Abano 2-2, Fortis Juventus Romagna Centro 3-2 e Fidenza Correggese 0-3. Bene, abbiamo visto quindi anche i risultati dell'altro girone, quindi siamo in chiusura, però io vi rinnovo l'appuntamento per tutte le sere alle 19.45 su Caffè 24, il nostro TG Sport con interviste fresche di tutti i giorni sul Padova, e quindi anche il presidente so che ci guarda spesso, e dal lunedì al venerdì orario fisso 19.40 con il nostro TG Sport. Posso già annunciarvi che domani avremo anche gli highlight della partita dell'Este, che ha vinto 2-1 come avete visto, e altre interviste realizzate appunto nel corso di questa trasferta di Belluno. Non perdete il nostro TG Sport. A me non rimane che ringraziare il presidentissimo Giuseppe Bergamin, è stato gentilissimo a raggiungerci qui presso la nostra redazione, e continui così, presidente, che non solo siete simpatici ma state anche lavorando davvero alla grande, no? Grazie. Grazie.
e poi con Bergamini, con Bonetto, anzi, ci ritroviamo per quel discorso che faceva prima. Va bene, sicuramente, nei prossimi giorni. Certo, bene, forza Padova a tutti, grazie per averci seguito, ma adesso non andate via perché subito dopo, prima della sera, ci sono di nuovo gli highlight di Belluno Bianco Scudati Padova. Grazie Presidente. Grazie buona a voi, serata. Buonasera a tutti. Il big match della settima giornata di ritorno nel girone C di Serie D vede la capolista Padova scendere in campo sul terreno di gioco di Belluno. Belluno terzo in classifica, che già all'andata aveva creato qualche patema la formazione di Parlato e comunque aveva vinto per 1-0. Partono bene gli uomini di Vecchiato, c'è questo tiro cross di Corbanese ma non ci arriva nessuno. Dopo 8 minuti però il Padova recupera palla così a centrocampo, c'è questo splendido lancio di Cunico che pesca Mirante in ottima posizione, il destro del centravanti ligure è chirurgico, il Padova alla prima occasione da gol passa. Bellissimo il lancio di Cunico, così come bello il destro di Amirante che trafigge il portiere. Il Padova dopo 8 minuti si trova già in vantaggio per 1-0 sul campo del Belluno. Al 19esimo c'è questa punizione di Segato che il portiere deve parare così in angolo. Dopodiché non succede più tanto. Al 45esimo, nel primo tempo, c'è questo colpo di testa di Corbanese ma la palla finisce alta. Si arriva così quindi nella ripresa con il Belluno che prova il forcing per tentare il pareggio, ma c'è il Padova che si va vivo in contropiede. Qua c'è il destro di Amirante che non inquadra la porta. Ancora Padova con Amirante, non ci arriva. Poi Dionisi subentrato a Petrilli, prova all'esterno deviato però da Merli Sala in angolo. Aumenta la pressione il Belluno, ancora un cross di Mosca, non ci arriva per un soffio Posocco. Siamo però al 28esimo, il Padova recupera palla ancora a centrocampo, c'è questo lancio per Amirante che riesce a controllare il pallone e a servire Cunico. Cunico braccato da due difensori, cade anche a terra, ma proprio da terra riesce a servire Amirante che batte così ancora il portiere, sigla la sua doppietta. 8° gol in 7 partite giocate con la maglia biancoscudata per Savio Amirante, un bomber che non fa assolutamente rimpiangere l'assenza del Rulo Ferretti. Il Padova più cinico che mai si porta sul 2-0, una mazzata troppo grossa per il Belluno. Il primo tiro in porta del Belluno arriva al 30esimo con questo destro di Pellicanò, prova il tutto per tutto quantomeno per cercare il gol della bandiera alla formazione di casa, ma Petrovic al rientro è bravo anche sul destro di Mosca e così finisce per 2-0. Per la seconda volta consecutiva il Padova riesce a tenere la porta inviolata e continua la sua marcia in testa alla classifica, sempre a più 10 sui rivali dell'Alto Vicentino. Il primo e unico theater restaurant in Italia. Ogni sera tre diversi menù della tradizione veneta rivisitati in chiave moderna, dalla carne al pesce al vegetariano. Un magico intrattenimento con cabaret, musical, danza, con i migliori performance internazionali. Rendiamo unico il tuo compleanno, gli anniversari e le occasioni più speciali. Avan Spettacolo, l'emozione di una serata esclusiva tra scenografie, luci e colori per vivere uno spettacolo travolgente. Avanspettacolo. Info e prenotazioni 041 54 70 230. Innova Consulenze è l'azienda leader nel campo della sicurezza sul lavoro. Un team di professionisti con competenze a 360 gradi che si occupa della redazione del tuo DVR, del tuo manuale di autocontrollo HACCP e di organizzare corsi di formazione sulla sicurezza. Innova Consulenze progetta anche impianti elettrici, fotovoltaici e antifurto, oltre a fornire qualsiasi tipo di estintore, materiale antincendio e antinfortunistico. Innova Consulenze si trova in Viale del Lavoro 22 a Ponte San Nicolò, Padova. Per informazioni 049 896 3062. innovaconsulenze.it. Sì.
Ragazzi, oggi giochiamo con il 665. 665. Acquista l'esclusivo capo per i 105 anni del Padova su 665fashion.it.